Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Termino con questo video prova di BioKey, dei tre prodotti BioKey, il tanino di castagno, la bentonite e il caolino. Siamo a metà agosto inoltrato, ecco, io alla fine ho dato soltanto tre trattamenti, nell'arco di un mese, 40 giorni circa. Vi faccio vedere un attimino come sono rimaste le piante e i frutti. Vedete? Questi sono pomodori pronti da raccogliere. Ma quello che mi interessava a me è vedere un attimino l'avanzamento della peronospora. Ho iniziato il trattamento con questi tre prodotti dopo che ero stato già colpito dalla peronospora. Avevo le prime foglie già colpite e ho iniziato a dare il trattamento. Devo dire con assoluta franchezza che le foglie colpite sono rimaste lì e sono riuscito a contenere l'avanzata di questo fungo. Quindi ho salvato le piante nell'arco di un mese, non si sono ammalate ulteriormente, adesso a parte qualche foglia, ma il grosso, non è risalita l'infestazione di questo fungo. Poi ovviamente ci sono delle eccezioni dove la pianta per altri motivi è morta e questo è un altro discorso. Però se noi guardiamo lì dove avevo avuto l'infestazione, dove ero stato colpito, diciamo che la peronospora mi è rimasta nella parte bassa delle piante e questo è stato un grande risultato. Davvero un grande risultato perché l'anno scorso in questo periodo avevo già tutte le piante secche e siamo pronti a raccogliere i frutti. Questi adesso più tardi li raccolgo, facciamo la conserva. L'ho dato anche sul basilico che è andato in fiore volutamente perché volevo poi salvare i semi per l'anno prossimo, però in linea di massima sono davvero soddisfatto. Ce ne sono alcune che sono veramente belle, guardate questa, ancora quanto verde che ha. È la parte colpita alla peronospora in basso, eccole qui, queste qui poi secche. Sulle zucchine l'aspetto che mi ha più colpito è il fatto di averle salvate praticamente tutte dall'oïdio. Ho arrestato l'avanzata lì dove c'era, se avete visto l'altro video dove le avevo pulite, avevo tolto le foglie più vecchie e quelle più colpite dall'oïdio, qualcuna era rimasta con qualche macchietta. Ho fatto poi il trattamento, le foglie si sono riprese tutte e sono nate foglie nuove, eccole qui. Abbiamo nuovamente i fiori, nonostante ci siano 35 gradi fuori. Quindi, se avete visto quel video, avrete visto anche che ho dato loro dello stallattico pellettato, mezzo litro a pianta, in forma liquida. C'è qualche zucchina da raccogliere, questa mi è sfuggita, è diventata grossa. Ma in linea di massima, le foglie sono ancora morbide al tatto. Questa è la polverina del caolino e della bentonite. Mostro ancora, loro sono in produzione. Qualcuna ovviamente non l'avevo tolta ed è rimasta, poi si è seccata. Questa poi dovremo tagliarla bene alla base. Ecco qui. Ora vi faccio vedere invece la zucchina di confronto, quella che non ho trattato con questi tristi prodotti. Abbiamo l'aiutante. Ecco qui siamo nel reparto dove ho melanzane, peperoni e 3-4 zucchine. Avevo il mais, ormai questo è tempo di toglierlo e qui metterò qualcosa delle colture invernali. Allora, questa pianta qui non l'ho trattata. E come vedete, le foglie sono tutte colpite dall'oïdio, a parte quelle 3-4 nuove che lo saranno a breve. Queste invece le ho trattate, però non le ho ancora pulite, quindi quell'operazione vi ho fatto vedere nel video, qui non l'ho fatta, quindi sono rimaste sia le vecchie, quelle un po' colpite, che quelle nuove belle. Questa è bellissima, anche se qui la parte bianca di deposito del caolino e della bentonite si vede poco, si vede che ero al fine ciclo della pompa e ne è andato poco, comunque dai, è ancora abbastanza bella. Anche questa, come vi dicevo, come vedete qua, le devo ancora pulire. Le ho poi messo il tris di prodotti anche sulle melanzane e ovviamente sui peperoni. E non ho malattie fungine sulle melanzane. Questa è quella vecchia, la foglia che avrei dovuto togliere. Le foglie in basso sono le prime. Anche sui peperoni. Ecco, i peperoni sono molto belli.
non ho alcun tipo di parassita né altro. A proposito dei parassiti, sui pomodori che ho fatto vedere prima, quelli che ho trattato abbondantemente con questi stessi prodotti, non ho cimici per nulla. L'anno scorso a quest'ora ero invaso, ne avevo talmente tante che poi alla fine per disperazione ho tolto tutto. Avevo lasciato questi pomodori così in stato proprio brado, messi così, erano avanzati. Questi ho fatto solo un trattamento la settimana scorsa perché ho visto l'infestazione di cimici, cominciavo a vedere cimici piccoline. Guardate, questa zona qui io non ho trattato con nulla. Guardate, guardate che invasione di cimici. Maledette, guarda. Ma ce ne sono proprio tante. E dal momento che da qui ai miei pomodori, quelli buoni, quelli belli, ci sono 2 metri, ho voluto un attimino bloccare l'avanzata di questi parassiti. Non volevo fare trattamenti qua appunto per tenere il confronto, però uno l'ho fatto perché sennò mi si infestava tutto l'orto. E cimici onestamente non ne vedo più, se le sto cercando insieme a voi, ma non ne vedo più. Avevo qui proprio piccoli appena dischiusi. Sono pomodori che non valgono niente, questi qua li avevo messi soltanto perché mi erano avanzati, ma non gli ho dato la cura che meritavano, quindi finiscono così. Vi porto solo nell'ultima parte. Qui ho altri pomodori di avanzo, avevo messo la rete giusto perché non li ho innaffiati quasi per nulla. Quello che è venuto da solo, li avrò innaffiati 3-4 volte. E anche qui ho dato un trattamento soltanto, invece che 3. Vedete, mi è rimasto ancora qualcosa. Però anche qui io cimici non ne vedo. E vi dico che prima di questo trattamento, sia qui che negli altri avanzati, cominciavo a vedere le cimici. Quindi non lo so se è merito soltanto di questi tristi prodotti o un po' di fortuna, ma io quest'anno cimici qui non ne ho. E vi dico che siamo ad agosto inoltrato e l'anno scorso a quest'ora ero talmente pieno che poi dopo una settimana, mi sembra che a fine agosto, avevo tolto tutto perché era tutto immangiabile. C'ho il cucciolo che mi segue. Vieni qua. Fatti vedere. Ok, tiriamo le somme su questi prodotti BioKey. Li riprendo? Sicuramente sì. L'anno prossimo compro ciò che ho terminato, ad esempio il caolino l'ho già comprato, ho comprato una confezione di 5 kg perché quello l'avevo finito, era solo un chilo, 400 grammi a trattamento, fai subito. Quindi se mi sento di consigliarlo, assolutamente sì. Io l'anno prossimo inizierò subito, sin da subito, con questo tristi prodotti e abbandonerò del tutto la poltiglia bordolese, la terrò, me l'ha avanzata un po' ma la lascio lì, non la uso. Sono rimasto contento di aver scoperto questo trattamento biologico. A fronte di una spesa, alla fine i 3 prodotti verranno una 40 euro, 45 euro tutti e 3, però il risultato è tangibile, almeno nel mio caso, tanto che mi permetto di consigliarvelo. Qua se va avanti così dovrei tenere queste coltivazioni ancora tutto il mese di settembre. Ultima nota, se cade della pioggia non troppo fitta, non c'è bisogno di rifare il trattamento, ho visto, rimangono bianche le foglie, almeno per quanto riguarda il caolino e la bentonita. Invece ho avuto un acquazzone forte qualche giorno fa, qualche settimana fa, prima del terzo trattamento, lì qualcosa mi aveva portato via e quindi tenete conto che se piove forte bisogna rifare il trattamento, anche se l'avete fatto da pochi giorni. Bene, spero di esservi stato utile, sono contento di aver provato questi 3 prodotti e ringrazio BioKey che me li ha inviati. I prossimi li acquisterò ovviamente. Se vi è piaciuto il video e volete lasciare un like, ve ne sono grato, mi aiutate un po' a far crescere il canale. Se vi volete iscrivere, poi attivate la campanella. Gli approfondimenti su questi 3 prodotti li trovate anche sul blog unorsoincampagna.com. È tutto per oggi, vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona giornata.